Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un carissimo amico, cantautore, è con noi, io sono Moka. Ciao! Ciao Furio! Tu sei uno dei cantautori più bravi che ci sono in Italia. T'ho messo in difficoltà. No. Subito così. A bomba. No, no. Beh, io ti ringrazio davvero tanto per la considerazione che hai di me. Adesso... avrai detto un'eresia, ma no. Allora, dai, sei praticamente, diciamo, in promozione con un brano bellissimo, si intitola Occhi Scuri. Dai, portaci dentro questo bel brano. Beh, sì, Occhi Scuri è un brano che io le canzoni che scrivo le narrano gli occhi, quindi quello che vedo sono occhi scuri, come diceva Bob Dylan, tanti anni fa, però sono le sensazioni che mi portano a scrivere queste cose, e Occhi Scuri non parla altro di un malessere generale che ci deprime tutti quanti, quindi è quello che io vedo anche più che altro nelle nuove generazioni, è quello che più fa male, che non hanno niente da quale aggrapparsi se non uno schermo, e quindi la loro vita è veramente in mano di persone sbagliate, probabilmente, quindi parla un po' di questo mood la canzone, ecco. E io l'ho scritta qualche anno fa, l'avevo pubblicata con il mio gruppo, il Moka Quartet, nel primo album dalle case in marciapiedi, e adesso l'ho registrato in studio al Vox Recording assieme per il mio progetto solista Io sono Moka, però è molto attuale come canzone, sì. Assolutamente sì. La musica questo mondo lo salverà davvero, secondo te? La musica salva le persone, salva ogni cosa, se ne è capace, perché è la cura un po' per tutto, almeno personalmente parlando, la mia cura. Se non ci fosse la musica, se non mi buttassi nella musica, la mia vita sarebbe molto più vuota e molto più insopportabile di quella che è, quindi io posso solo rendere grazie alla musica. Ho questa malattia di scrivere canzoni, quindi non so fare diversamente, e per me sì, è una cosa alla quale aggrapparsi molto saldamente, la musica, ma l'arte in generale e di conseguenza la cultura, perché è quello che più ci lega alle nostre radici più nobili di esseri animali, esseri umani. Social, quanto sono importanti secondo te per il tuo modo di fare musica? Per il mio modo di fare musica, i social sono importantissimi, perché è l'unica maniera nella quale posso avere visibilità, visto che non sono sotto contratto con nessuno, non faccio tutto da solo, e quindi la sponsorizzo ovviamente sui miei pochi canali social. Io i social ho YouTube, dove metto la mia musica, ma la trovate solo lì e non negli altri digital store tipo Spotify o roba del genere. E quindi la curo io personalmente, carico i miei video che registro in studio, ho caricato il mio album che ho pubblicato l'anno scorso, e mi diverto caricando cover a me care che mi hanno accompagnato durante la mia crescita di uomo, e quindi mi piace tributare a certi artisti e condividerla con il mio pubblico. Poi il canale Instagram e il canale Facebook, poi basta, anche perché poi la vita non è quella. Quello è dove noi ci facciamo vedere, e grazie a questa visibilità che ci creiamo da soli, poi praticamente la gente ci conosce, ci chiama a suonare. Senti, facciamo un gioco. Apriamo un cassetto, c'è un sogno. Quale? Apri il primo, qual è? Non lo so. Apro il primo cassetto,
i cassetti li scaravoltiamo tutti per vedere se ci troviamo dentro qualche cosa, ma no, più che altro a me quello che importa è riuscire a suonare, riuscire a portare in giro la mia musica. Io non ho problemi ad andare in ogni dove, anzi, dall'anno scorso che ho cominciato a collaborare con Davide Dudu Morandi dei Modern City Ramblers e abbiamo cominciato a suonare assieme nel suo progetto solista, il Dudu Experience, e quindi da lì ho cominciato a girare molto di più di quello che avevo fatto fino allora. E quindi adesso ho un po' più di visibilità e di questo posso solo ringraziare lui. E quindi adesso riesco a tirarmi via qualche soddisfazione anche io con il mio progetto, ecco. Che comunque ho già pronto il nuovo album che pubblicherò l'anno prossimo, che si intitola Rifiuto il potere arbitrario, che comunque sto già portando in giro nelle mie date. Bene, allora non vediamo l'ora di avere il nuovo album a disposizione e anche di venire un po' a vederti suonare, insieme a Dudu. Ti Alla grande. dico grazie mille Grazie a te, Fulvio, gentilissimo. e noi vi lasciamo a occhi scuri. Ciao! Sulla strada, fuori piove, occhi scuri non si muove. Passano le macchine veloci, occhi scuri non gli piace. Di paglia impolverati, i cowboy sono scappati, coi cavalli abbandonati, davanti ai supermercati, ed ora canto la sua canzone ogni mattino che perdo il sole. Guarda che temporale, nessuno vuol più ballare. Guarda che temporale che c'è, nessuno vuol più ballare con te. Nessuno, nessuno vuol più ballare. Nessuno, nessuno. Nessuno vuol più ballare. Sulla strada, fuori piove. Occhi scuri non si muove, passano le macchine feroci, occhi scuri non gli piace.